Consigliere Rolfi, lei è tra i firmatari insieme al vicepresidente Cecchetti di un progetto di legge che chiede di introdurre la pet therapy nelle strutture sanitarie lombarde. Per quale motivo avete fatto questa richiesta? Perché si tratta di un'attività che è già diffusissima, viene già praticata in tante realtà, dagli ospedali ai centri di uno integrati, alle case di cura, alle case di riposo anche. Con anziani, con bambini, con malati di ogni tipologia, e con importanti risultati apprezzabili sia per quanto riguarda i disturbi comportamentali sia per quanto riguarda patologie di altra natura. Si tratta ora di sistemizzare nell'attività lombarda questa pratica, ormai diffusa e apprezzata, attraverso anche percorsi di accreditamento, riconoscimento, qualificazione, anche per distinguere chi svolge correttamente l'attività e chi no, e quindi un percorso formativo per quelle coppie uomo animale che intendono appunto intraprendere un percorso di anche professionale se vogliamo di pet therapy. Ricordiamo che è una terapia che si avvale dell'utilizzo dei cavalli, viene già utilizzata per la cura di determinati, diciamo, disagi. E voi per quale tipo di patologia o disagio vorreste introdurla? Ma innanzitutto c'è pet therapy anche con altre tipologie di animali, ad esempio i cani, che è altrettanto diffusa. Il progetto di legge distingue tra due tipologie di attività, peraltro è la letteratura scientifica a riconoscerle, l'attività appunto di assistenza e l'attività invece riabilitativa, quella di assistenza per favorire lo sviluppo comportamentale in figure, pensiamo ad esempio ai bambini con disabilità o disturbi comportamentali o caratteriali, dove l'interazione con l'animale può consentire di migliorare le capacità comportamentali caratteriali sviluppando alcune particolarità. E poi quella riabilitativa per chi invece deve affrontare un percorso riabilitativo che magari è terminato anche uno step psicologico, dove insomma un certo tipo di terapia con l'animale guidato, diciamo, da un operatore accreditato e riconosciuto, questa è la valenza direi importante della legge, possa consentire di migliorare in tempi più rapidi la propria situazione. Potrebbe essere anche un albo di questi professionisti. Saranno delle commissioni scientifiche composte anche da personale zoofilo, da esperti del settore che aiuteranno le zone ad accreditare le persone. Ci sarà un albo dell'attività delle coppie che svolgono appunto pet therapy, associazioni o altro. E soprattutto la legge prevede anche l'impegno che giunta regionale dovrà poi decretare in termini attuativi del libero accesso alle strutture di cura e di ricovero per gli animali, per quanto riguarda appunto le persone che sono degenti, un modo per estendere i benefici positivi e anche di sollievo che il vedere il proprio animale da compagnia per chi è degente da tanto tempo può dare.